Benvenute. Oggi realizziamo un'attività divertente e interessante per la festa di Pasqua che ricorda uno dei racconti che vi ho proposto all'inizio dell'anno. Il racconto inserito all'interno del progetto Accoglienza è Benvenuto piccolo mio. In questo racconto, all'interno del nido di mamma Anatra, si andavano a sistemare uova di tutti i generi, di tutti i tipi e di tutte le dimensioni e naturalmente anche di tutti i colori. Nel mio laboratorio del riuso ho trovato e messo da parte tutta una serie di oggetti e contenitori a forma sferica che possono servire per realizzare questo piccolo dono di Pasqua. Per esempio, questa è una sfera trasparente nel quale stava posizionato un gelato, ma possiamo utilizzare tranquillamente anche questi contenitori che stanno all'interno di piccole uova di cioccolato e contengono un piccolo regalo. Se coinvolgiamo le famiglie, possiamo riuscire a recuperare anche uova come questa di un formato più grande che generalmente si trovano all'interno delle uova di Pasqua. Quello che ci serve quindi sono questi contenitori di plastica sferici o ovali e dei pennarelli indelebili. Se voi prendete e date ai bambini chiaramente da realizzare una decorazione con questi pennarelli, non ci sarà bisogno di altro materiale particolare. Se volete, potete anche utilizzare i colori acrilici per ricoprire la superficie di questi contenitori di plastica se non vi piace il colore. Io però ho consegnato ai bambini questi contenitori e i pennarelli senza ricoprirli di colore. Sulla superficie di questo contenitore i bambini possono realizzare i disegni che desiderano, decorazioni varie, linee, stelle, forme e così via. Alla fine, con queste uova decorate, ho composto un cestino che potete vedere qui, un cestino colorato che ho usato per mandare a casa il biglietto di auguri della Pasqua. Naturalmente ogni bambino ha decorato questo contenitore molto grande, che è quello appunto delle uova di Pasqua, come ha voluto. All'interno si possono inserire messaggi, piccoli oggetti o piccoli regali.